Buongiorno, sono Bellocchio Francesco, vengo da Balangero in provincia di Torino. Ho una pizzeria dove facciamo 15 impasti alternativi tutti i giorni e in più ho inserito anche il senza glutine. Questo impasto è un impasto con un mix di senza glutine con in più un'aggiunta di curcuma, zenzero e semi di papavero per dare un pochettino più di, diciamo, di brio, un po' più di gusto. L'impasto è stato fatto una parte di gelatizzazione degli amidi, quindi ho gelinitalizzato gli amidi a un 400 grammi di impasto, quindi poi dopo, il giorno dopo, in pratica ho concluso l'impasto con un'idratazione del 100% praticamente, grazie a questo metodo. L'impasto ha il 2% di sale, al 3% di olio extravergine e un 1% di olio di semi per dargli anche una parte di croccantezza esterna. Ho messo del radicchio tardivo che è cotto al cartoccio, quindi in forno, viene tagliato e messo in forno con un pizzico di pepe, sale e un leggero profumo di aglio, ma proprio leggero. Dei pomodorini che sono cotti al forno a bassa temperatura con timo, olio e sale, quindi fatti non proprio essiccare ma comunque un pochettino asciugati. Abbiamo della ricotta di bufala senza lattosio, poi uno speckaffumicato cotto. Sopra abbiamo messo dei germogli di erba medica e di ravanello, ravanello sia rosa che rosso, delle calendule, quindi dei fiori edibili. L'aspetto di solito all'interno è così o... È un po' più asciutto, perché è un po' più asciutto. Quindi è una questione di, la mia, diciamo, temperatura del forno è un pochettino alta. No, anzi, bassa, in modo tale da... più bassa e si asciuga molto di più l'impasto. Okay. Io ho dovuto addirittura mettere anche la retina sotto per non farlo magari bruciare. Perfetto. Però tutto qui. Complimenti, la pizza mi piace moltissimo. Una domanda un po' personale. La grammatura che scegliete è in virtù della farcitura o per un'altra vostra... No, visto che dovevo fare una focaccia, ho detto se la facevo un po' troppo bassa di grammatura mi veniva troppo croccante e non morbida, come io volevo un croccante morbido nello stesso tempo, e ho alzato un pochettino la grammatura, quindi perfetto, siamo sui perfetto. 290 grammi. Perfetto, grazie. Come lievito hai usato il fresco? Ho usato un lievito secco. Lievito secco? Sì. Quanti grammi? Ho messo 4 grammi al chilo. 4 grammi a chilo. Sarebbero poi 12 grammi circa di lievito fresco. L'impasto l'hai fatto ieri? E l'ho concluso ieri sera a mezzanotte, perché poi sono dovuto partire. L'hai chiuso ieri sera a mezzanotte? L'ho chiuso ieri sera a mezzanotte. Gli ho lasciato un'oretta di staglio e poi Riposo. Di riposo. Ho fatto le palline, le ho messe in ossigenazione controllata e... Hai messo il doppio starter? No, nel primo non c'è starter, no, okay. Solo una gelatizzazione degli anni. Come mai la scelta riguardo agli amidi di non mettere anche i semi in quella fase lì? È una cosa... Nella prima fase c'è anche la percentuale di ogni zenzero, okay, e semi di papavero. Okay. E poi io ho chiuso anche con l'altro. Li hai lasciati comunque in forma solida dopo? Sì, esatto. Okay. Va bene, grazie. Grazie a voi.